Il rapporto tra arte e architettura è importante, ricco, suggestivo, direi necessario. La storia dell'arte, oltre a essere una storia di opere e di artisti, è anche una storia di spazi espositivi, dalle pinacoteche antiche alle quadrerie, dalla galleria fino al moderno Y-Cube. L'architettura di un edificio, con i suoi ambienti, la luce e l'atmosfera, influisce direttamente su una mostra e così sul nostro modo di vederla. La Fondazione Sandrettore Rebaudengo, che ho costituito a Torino 25 anni fa, ha due sedi, all'interno delle quali l'arte delle ultime generazioni artistiche si misura volta a volta con l'antico e con il contemporaneo. La prima sede, inaugurata nel 1997, è Palazzo Re Rebaudengo, la dimora settecentesca appartenente alla famiglia di mio marito Agostino. Si trova a Guarene, fra le colline piemontesi del Roero, vicino ad Alba. Trasformare in un centro d'arte quell'antica villa con i suoi ricordi e la sua memoria è stata un'esperienza appassionante, condivisa con gli architetti Corrado Levi, Alessandra Raso e Alberto Rolla. Nel palazzo il presente dialoga con il passato in un restauro che ha conservato i soffitti affrescati, gli intonaci, i palchetti, accostandoli a materiali attuali come il cemento, l'alluminio, il ferro zincato. La sede torinese, aperta nel 2002, sorge nel quartiere Borgo San Paolo. È un museo costruito ex novo, sorto sui resti di una fabbrica ed è affacciato su un giardino pubblico. È stato progettato dall'architetto Claudio Silvestrin nel segno del minimalismo, reso caldo dall'impiego in facciata della pietra di Lecce e del legno di cedro dei grandi portali. Lo spazio interno è un ambiente funzionale e versatile, improntato all'accessibilità sia delle opere sia delle persone. È uno spazio imponente ma neutro, aperto all'interpretazione degli artisti e dei curatori. Il Palazzo di Guarene guarda sulle colline delle Langhe. Il centro a Torino è al contrario raccolto a sé, è uno spazio mentale, astratto. Grazie a queste due architetture, le nostre mostre assumono ogni volta un'identità precisa, una temperatura che conserva le tracce di un interno domestico e abitato o, al contrario, il rigore di un museo contemporaneo pensato per le opere di oggi. In questo momento sono molto interessata al rapporto tra arte contemporanea e architettura, ma sul versante del paesaggio naturale. A Guarene, lo scorso settembre, abbiamo dato inizio a un programma di installazioni ambientali, Open Air. Non lontano da Palazzo Re Rebaudengo, sulla collina di San Licerio, abbiamo impiantato una nuova vigna di Nebbiolo. Tra le giovani barbatelle, il primo artista ad accogliere la nostra committenza è stato il canadese Paul Neal, che ha realizzato un'installazione size specific, tre volumi a forma di parabola, profilati in neon rosso e una serie di sculture che reinterpretano in acciaio una tipica recinzione. L'installazione è poeticamente rivolta verso il cielo, quasi come se potesse captare il suo brusio, il canto delle stelle. Allo stesso tempo porta l'attenzione sul terreno e sul terrestre, attraverso il tema del confine. L'opera è la prima pietra del nostro progetto. È un landmark che declina il complesso e delicato rapporto tra natura e cultura. Visibile di giorno, durante la notte assume l'aspetto di un miraggio luminoso. Dopo questo primo passo, abbiamo voluto assegnare alla collina di San Licerio una dimensione progettuale, incaricando gli architetti milanesi Vera Scaccabarozzi e Lorenzo Rebediani di concepire un piano paesaggistico. Proprio in questi giorni, il disegno architettonico si sta confrontando con il concept della seconda committenza artistica, che abbiamo assegnato all'artista francese Marguerite Humeau. Di lei mi interessa l'approccio interdisciplinare, la capacità di trarre ispirazione dalla storia dei luoghi, coinvolgendo nella sua ricerca esperti locali, come sta facendo appunto a Guarene con enologi, biologi, storici della cultura e delle tradizioni locali. Il cambiamento è già in atto. È visibile nella segnaletica che in fondazione, riaperta il 18 maggio scorso, invita i visitatori a rispettare le misure di sicurezza. Più nel profondo un cambiamento orientato da due parole chiave, lentezza e prossimità.
sono due concetti sui quali in Fondazione Sandrettore Rebaudengo lavoriamo da tempo, due principi guida che riguardano il tempo della visita in mostra e la relazione tra il museo e la comunità. Dal 2002, con l'apertura della nuova sede torinese, abbiamo introdotto in mostra la mediazione culturale dell'arte, una pratica basata sul dialogo con i visitatori, diversa dalla tradizionale visita guidata. Attraverso l'arte, così attenta alla complessità del presente, la mediazione ci consente oggi di condividere la situazione così difficile che stiamo vivendo. In Fondazione, la mostra è un agorà, un laboratorio aperto ai singoli e alle comunità, la scuola da quella dell'infanzia all'università, le famiglie, le persone vulnerabili. Progettiamo per ognuno di loro attività specifiche, privilegiando da sempre la dimensione del piccolo gruppo, di un fare e di un parlare animati da relazioni intense, creative e costruttive. In questa fase di grande cambiamento, la sfida è quella di proseguire e incrementare il lavoro con il pubblico di prossimità, mantenendo vivo il contatto con l'audience italiana e straniera. Un pubblico fatto di appassionati, ma anche e soprattutto dagli artisti, i curatori, i direttori di musei, i collezionisti, che costituiscono il nostro network di riferimento, costruito in 25 anni. Durante il lockdown abbiamo potenziato la comunicazione sul nostro sito e sulle piattaforme social. Abbiamo ideato un palinsesto che intreccia messaggi di forte impatto visivo con contenuti legati alle nostre pratiche, mediazione culturale, educazione, formazione, e-learning, accessibilità. Finito il confinamento, abbiamo deciso di proseguire su questa linea, rilanciando con un progetto di committenze digitali con le quali inviteremo gli artisti a lavorare site specific in ambiente digitale. Una terza sede, potremmo dire una terza architettura, un'architettura luminosa e stratificata. Durante il lockdown, in occasione di un tavolo di confronto promosso dalla Fondazione per l'Architettura di Torino, ho proposto di riflettere sul tema dell'arte nello spazio pubblico e sulla legge del 2%. Negli ultimi decenni, fra gli anni 90 e 2000, l'arte pubblica ha vissuto anche in Italia una stagione molto intensa. Torino, in questo senso, è considerata un vero e proprio caso studio, con le opere per il passante, il programma Luci d'Artista, il progetto Nuovi Committenti a Mirafiori Nord, solo per citare alcuni esempi. In Italia esiste una legge, la legge del 2% del 1942, rivista nel 1949, che prevede l'obbligo di abbellimenti artistici per l'edilizia pubblica di nuova realizzazione. La legge, ripresa e modificata anche di recente, stabilisce di accantonare somme non inferiori al 2% del costo totale dell'edificio per la realizzazione di opere d'arte. La legge del 2% è una norma depotenziata, il cui stesso enunciato abbellimenti artistici è in contraddizione con la funzione che oggi attribuiamo all'arte contemporanea. Non ha una buona reputazione nel nostro paese, ma penso che ora, attraverso una riflessione condivisa con gli enti pubblici e i ministeri competenti, infrastrutture e MIBAC, potrebbe essere riconsegnata una funzione attiva, capace di rispondere ai cambiamenti e ai processi sociali che ci attendono. Sono convinta che un'alleanza tra architettura e arte contemporanea potrebbe essere un fattore simbolico e allo stesso tempo concreto, costruttivo. I musei hanno riaperto, ma l'arte uscirà sempre di più dagli spazi chiusi per entrare nel tessuto urbano, in contatto diretto con i cittadini. La rigenerazione urbana, non solo delle periferie, potrebbe essere un terreno di incontro tra discipline, competenze e buone pratiche, invitate a collaborare per un'idea nuova di edificio, condominio, quartiere, città, vita comune.